Oh, bentornati in questa nuova Insta Gallery. Oggi parliamo di un pittore che è bello da vedere, è contemporaneo per ambienti, per atmosfere, per dettagli, è entusiasmante anche per la particolarità. Ovviamente colpisce per il talento. Lui è Jeremy Geddes. Lui è un pittore proveniente direttamente dall'emisfero australe, dove è nato, cioè Nuova Zelanda nel 1974. E è su Instagram dal 2013, dove conta circa 150.000 e poco più follower. Tuttavia non realizza moltissime mostre, ma compensa con libri e materiale stampato. Che cosa fa? Quadri ad olio, ma oggi per la prima volta troviamo un artista che dipinge sul legno, quindi gli oil on board, come si dice in inglese per fare i fighi, e non ha una produzione pazzesca, perché probabilmente, come vedremo più avanti, i suoi quadri richiedono molto tempo per essere realizzati, perché non basta per farli semplicemente osservare la realtà. Tra i suoi soggetti preferiti, sicuramente quello più identificativo, più emblematico, è l'astronauta, o l'eternauta, l'argonauta, secondo dove vogliamo attingere, comunque qualcuno vestito da astronauta che sembra comparire in ambienti invece a noi familiari, ma senza controllo, quindi ritrovandosi a testa in giù in pose, posizioni e altezze incontrollate. A dire il vero, in queste pose noi ci troviamo alle volte anche macchine, persone comuni oppure moduli spaziali. Diciamo che quello che lui rappresenta è una realtà in qualche maniera modificata, alterata da una condizione che adesso io non conosco, però che sa di fantascientifico. Quando c'è una figura umana, come potrebbe essere l'astronauta, viste le fattezze, ma non vediamo mai il volto che ha, è l'assoluto protagonista del dipinto. Negli ambienti, tra l'altro a volte fotorealistici, comunque sempre molto convincenti, non c'è mai nessun altro al di fuori del protagonista. Quindi sembra una realtà disabitata. Per quanto riguarda il disegno, c'è da dire che non pubblica praticamente mai post di disegni preparatori, sketch, al limite quadri in via di sviluppo. Vi ricordo che quando parliamo di disegno ci riferiamo alle linee che rappresentano differenze di piani, quindi al solo contorno, quando si aggiunge colore oppure si illustra per campiture, per macchie, allora è un'illustrazione. Il disegno è soltanto la linea. Jeremy Geddes comunque sicuramente sa disegnare, in quanto realizza anche quadri che difficilmente potrebbero essere preparati con modelli prima, oppure tratti da referenze fotografiche, come il groviglio di uomini, talmente messi in posizioni assurde che sarebbe impossibile poter non ricrearle se non avendole in testa. Ovviamente utilizzare delle referenze che siano fisicamente presenti nello studio, come un modello, oppure delle fotografie, non è mai un problema. Il bello viene quando il pittore riesce a metterci del suo ed aggiungere o a modificare quello che ha davanti, e questo sicuramente è il caso. Per quanto riguarda i colori, e quindi lasciatemelo dire, la luce che invade l'ambiente che stiamo guardando, lui predilige, quando non parliamo di soggetti posti su uno sfondo nero o bianco, predilige un cielo che sembrerebbe ricordare quello nuvoloso, quindi la luce non è affatto drammatica, anzi non nasconde nulla. Sicuramente, se vogliamo capire quanto un pittore sia bravo, tra i vari fattori da considerare c'è anche il saper piazzare luce e ombre. Ovviamente un conto è copiare delle luci da una foto, un conto è sapere più o meno come si piazza in una scena, un conto è dargli un effetto fotorealistico, perché i riflessi e le proiezioni sono sempre molto più complessi di quello che immaginiamo. E nel suo caso non sembra di vedere un fumetto fantascientifico, sembra di vedere il fotogramma di un film fatto a computer, quindi molto molto plausibile. Per quanto riguarda la tecnica, sicuramente fa utilizzo di fotografie per realizzare gli ambienti. Va da sé che per dipingere un palazzo distrutto o che sta esplodendo non è possibile trovare da nessuna parte più o meno una fotografia, quindi lì si vede la capacità creativa del pittore, che in questo caso utilizza delle pennellate non spesse, non, anzi addirittura trasparenti in alcuni casi. Come spessissimo abbiamo detto, da vicino i dettagli si perdono un pochino, ma questo è l'aspetto affascinante dei pittori di talento e dell'ammirare un quadro, ossia come ad una certa distanza si sia in grado di ricreare un universo dettagliatissimo, in realtà con delle pennellate molto meno dettagliate di quanto a noi ci arrivi. Arrivando al dunque, Jeremy Geddes è un pittore che pubblica spesso anche le stesse cose, per carità, però è sicuramente affascinante. Le sue sono atmosfere molto particolari che non potremmo trovare
altrove, se poi ci affascinano i temi, le tematiche, questo senso di viaggio nello spazio e nel tempo, sicuramente va seguito. Grazie per aver seguito me invece, e ci vediamo alla prossima rubrica.